La compagnia dei carabinieri di Trapani, come del resto tutti i reparti territoriali dell'Arma, ha impegnato decine di uomini per i controlli sulle principali direttrici di traffico con destinazione località balneari e località turistiche. Nel comune di Trapani, particolarmente controllate le direttrici verso il mare, la SP20 in direzione nord-est verso San Vito Lo Capo e la SP21 in direzione verso Marausa e il litorale marsalese. La giornata odierna la compagnia di Trapani ha messo in campo 32 pattuglie, 64 uomini per il controllo del territorio e per assicurare il rispetto delle norme volte a prevenire il dilagarsi del Covid-19. Tutte le zone che potevano essere possibili accesso per zone di turismo, insomma, vengono presidiate e controllate per evitare l'arrivo verso le seconde case o verso appunto, luoghi turistici. La compagnia di Trapani ha messo in campo non solo nel trascorso fine settimana, ma anche nel weekend di Pasquetta, tutto il personale disponibile. La compagnia ha tirato fuori il massimo che poteva tirare fuori. Tutti gli uomini sono stati proiettati all'esterno per appunto il controllo del territorio e il rispetto delle norme per la prevenzione del Covid-19. Ottima la risposta delle persone, pochissime quelle in circolazione, per lo più isolati passanti che portavano a passeggio il cane, oppure pochi sportivi finalmente liberi di muoversi un po' più lontano da casa. Il cittadino trapanese in genere ha dato dimostrazione di rigore e di rispetto di tutte le norme previste. I controlli, che pur sono stati numerosissimi, in particolare nell'arco della settimana abbiamo superato oltre i 1.000 controlli di persone con pochissime sanzioni comminate. Questo ha permesso infatti un minimo dilagarsi dell'epidemia da Covid-19 nel nostro territorio.